Buongiorno a tutti, oggi 26 novembre 2020, sono le ore 9:09, riunione della terza commissione, invito la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Buongiorno, Caracausi, Presente. Ficarra, presente, Amella, Buongiorno, presente. Giaconia, Buongiorno, presente. Meli. Buongiorno, Eccola. Presente. presente. Ho problemi col microfono oggi. Buongiorno. Allora, 4 presenti su 5. Bene, constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Stamattina abbiamo un incontro con l'assessore Catania e il presidente dell'AMAT Cimino per discutere delle varie problematiche che riguardano l'AMAT a partire dall'eventualmente rinnovo del contratto di servizio, anche alla luce dell'ultima relazione del terzo trimestre del 2020. L'assessore Catania si era collegato, ma si è dovuto scollegare un attimo perché stava purtroppo andando a scuola e quindi rientrerà verrà fra qualche minuto. Quindi nelle more che praticamente si collegheranno sia il presidente che l'assessore Catania, chiedo alla segreteria se abbiamo comunicazioni da dare. E poi eventualmente con i colleghi volevo anche affrontare questo dibattito che c'è stato ieri in Consiglio Comunale sulla vicenda che riguarda la RAP e il loro eventualmente pensiero, visto che nessuno di noi sia intervenuto al dibattito, ma ognuno di noi, naturalmente, anche perché abbiamo spesso affrontato l'argomento, sicuramente avrà qualcosa da dire. Io credo che è stato lampante anche quello che hanno dichiarato sia la SRL, sia la RAP, sia l'assessore Marino, che naturalmente questa vicenda del rifiuto in città sicuramente va oltre quelle che sono le responsabilità, che naturalmente non possiamo sottacere, non possiamo dire che non ci sono da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto dalla parte dell'azienda RAP, ma i problemi vanno altrove, vanno sicuramente, diciamo, recuperate e trovate in quelle che sono il problema dei rifiuti in generale in Sicilia. Il problema non riguarda solo Palermo, ma riguarda tutta la Sicilia in generale, in particolare i comuni dell'Interland palermitano. È un vero peccato che noi, come città di Palermo, abbiamo una nostra discarica proprio a ridosso della città e purtroppo è chiusa per inadempienze che riguardano più soggetti che naturalmente non si assumono responsabilità. Io mi auguro e spero che la vicenda dell'ampliamento della testa vasca possa avvenire il più presto possibile, ma soprattutto che arriva l'ok alla settima vasca per cercare di mettere almeno un punto su questo per i prossimi anni, nella speranza che si programmi una reale e vera, diciamo, gestione dei rifiuti in tutta la Sicilia, in particolare nella nostra città e nella nostra provincia. Collega Mella, prego. Ah, io così. Certo, una volta che Ma, lei. voi lo sapete, io ho sempre dichiarato in consiglio, ma anche in commissione, che a Palermo l'emergenza rifiuti non esiste, esiste la mala amministrazione. E questo, diciamo, riguarda tanto l'amministrazione comunale quanto quella regionale, perché l'emergenza è un fatto, per usare un'espressione tanto cara al direttore Licausi, contingibile. Non mi ricordo quale altro aggettivo utilizzi, quindi è una questione che attiene ad un evento eccezionale, straordinario. Noi, almeno io parlo da quando sono stata eletta, da cittadina potrei parlare anche per altre consigliature o per altre, come dire, epoche amministrative. Io non ricordo un periodo in cui in questa città non si abbia avuto una emergenza amministrativa. Per me il discrimine è rappresentato dall'approvazione di quel contratto di servizio dal quale sarebbe dovuto scaturire una immagine. Qualcuno usa il termine di visione differente della città a partire da rifiuti. Per cui io ribadisco, a me la seduta di ieri non è piaciuta, mi è sembrata più una passerella.
Concordo con chi sostiene che il problema dei rifiuti non può essere semplicemente una questione meramente amministrativa della città di Palermo, però è anche vero che questa amministrazione ha sempre privilegiato una visione discaricocentrica, anche per ragioni economiche, perché la raccolta differenziata, il porta a porta, a differenza, diciamo, della raccolta delle indifferenziate, è di gran lunga più costosa e di gran lunga più impegnativa in termini anche di organico e probabilmente di razionalizzazione delle forze. Per cui io, dal mio punto di vista, partirei dall'amministrazione che ha delle fortissime responsabilità. Io sono stata probabilmente l'unica, forse non l'unica, forse in due, non ricordo se lo disse. Forse il mio ex collega di gruppo Forello che parlò nell'affrontare la questione del contratto del fatto che fosse stato accompagnato da un piano industriale scaduto. Questo voleva dire che la RAP ha sottovalutato la RAP o chi l'ha amministrata. Ha da sempre, da anni, sottovalutata la questione di natura impiantistica. Noi abbiamo una discarica enorme, la più grande della Sicilia, che è stata privilegiata semplicemente come luogo di stoccaggio e non come luogo di riciclo. Sono fortissimamente convinta che per recuperare le sorti della RAP occorra un piano industriale che sia forse esclusivamente fondato su una visione che punti a Bellolampo come un polo di non solo di stoccaggio, ma soprattutto di differenziazione. E questo può accadere solo attraverso la realizzazione di vari impianti. Questo è fortissimamente emerso dalla discussione di ieri. Io sono convinta che l'unico modo perché nei prossimi anni remoti, perché non è una questione del prossimo anno o della fine di questa consiliatura, si possa guardare a Bellolampo come il polo impiantistico di differenziazione della raccolta a cui tutti i paesi della città metropolitana possono guardare. Perché questo garantirebbe anche, a differenza di quanto succede oggi, una riduzione dei costi perché sarebbe molto più favorevole portare i propri rifiuti a Bellolampo piuttosto che a Catania. Bene, grazie collega Mella. Collega Giaconia, lei vuole aggiungere qualcosa? Ha il microfono spento. Presidente, lei continua a provocarmi. No, io in realtà mi ero promesso di non intervenire. Quello che ho fatto ieri, però in commissione è un po' diverso. Io penso che il problema non sia il piano industriale, perché proprio le cose che ha detto la consigliera, la collega Mella, sono previste per il piano industriale. Il problema è tradurre il piano industriale in fatti concreti, e questo è il tema. Cioè, lo sappiamo benissimo che nel piano industriale è previsto che Bellolampo diventi un polo impiantistico, addirittura dove si creerà energia elettrica, biogas. È previsto anche la copertura delle vasche esauste con pannelli fotovoltaici. No, dicevo che tutto questo è previsto, ma la cosa che non si vuole comprendere, fermo restando che comunque c'è una corresponsabilità, è vero quello che dice Paolo, che comunque la regione siciliana ha grandi responsabilità, soprattutto quando i presidenti della regione che sono succeduti hanno avuto la possibilità di essere stati commissari straordinari, con il potere di andare in deroga a tutto quello che sono le storture della burocrazia, soprattutto nella realizzazione degli impianti. Non l'hanno fatto. Il Comune di Palermo, la RAP in particolare, ha, diciamo, la responsabilità di non aver mai riorganizzato, avviato una riorganizzazione profonda di questa azienda, infatti, le linee
la rap somiglia ancora tantissimo Ti all'Ania. ringrazio perché lo sottolinei. Guarda, non lo volevo dire, cara Un collega attimo, che ho Giacomini. l'assessore Grazio. Castellino, giusto? Collega Amella, in tutto questo io. Si sta collegando, quindi, però questa è l'altra responsabilità, è che non abbiamo capito, la RAP non ha capito, l'amministrazione comunale non ha capito che la raccolta differenziata, che non è più una discrezione, non è più discrezionalità, non è più a discrezione dell'amministrazione, delle amministrazioni, scusate, ma è obbligatorio e non può essere fatta più con il sistema porta a porta, non funziona. Non funziona il sistema porta a porta, bisogna cambiare strategia e i CCR potrebbero essere comunque, se diciamo, gestiti con il sistema di premialità, di incentivo, potrebbero essere comunque veri propulsori della raccolta differenziata. Il porta a porta non funziona, funziona perché diciamo, è dispendioso dal punto di vista economico, perché il rapporto con la raccolta normale è 3-1, e poi perché la gente non si vuole adattare, non perché non ha la possibilità, non è capace, proprio non si vuole adattare a questo tipo di smaltimento di rifiuti. Quindi allora bisogna trovare altre soluzioni. E il CCR o le isole ecologiche, come vogliamo chiamare, li chiamiamo con il sistema incentivo. Potrebbe essere la soluzione, però diciamo questa è la mia idea e non credo che noi siamo degli scienziati e gli altri sono inferiori a noi. Chissà perché comunque questa cosa non vuole essere, non la capiscono, non vuole essere accettata. Non lo so che dirvi, io ieri non ho fatto l'intervento perché veramente io penso quello che accadrà entro il 31 dicembre. Mi fa tremare le gambe. Cioè, il Consiglio Comunale sarà costretto a fare delle scelte importanti che comunque piangerà in futuro, nel breve futuro. Quindi questa è la mia preoccupazione. Bene, grazie collega Giacomino. Io in tutto questo stavo dicendo prima, collega Mella, ieri nella vicenda che ha sollevato, non ricordo chi, sul problema dei cassonetti davanti alle scuole, per esempio, e la collega Cancilla Ma ricordava infatti, che te lo questa volevo dire. cosa è inserita nel regolamento sui rifiuti, ho appena mandato un ennesimo messaggio al collega Randazzo per chiedergli se riusciamo a completare questi articoli del regolamento, perché Però dico lui. Paolo, Sì, hai notizie sull'argomento? no, non ho notizia, ma però io devo dire, ho seguito, mi è piaciuto molto questo intervento grazioso della collega Cancilla. Mi pare di capire che loro ancora ci stiano lavorando, perché io questa, intanto mi sono sorpresa nello scoprire quanto sia banale, il fatto che si decida di mettere il cassonetto della Buongiorno. raccolta, buongiorno Buongiorno, assessore. assessore, della raccolta dei rifiuti davanti a una scuola piuttosto che davanti a un condominio per evitare la mente nel condominio. Io pensavo che ci fossero delle ragioni, non lo so, tali per cui. Invece ieri è emersa questa banale giustificazione. Mi pare di capire però dall'intervento della collega Cancilla che la Commissione ci stia ancora lavorando, perché io non me lo ricordavo nessun intervento in merito La collega Cancilla ha nel detto seguire il dico. regolamento sui rifiuti. Voi ve lo ricordavate questo Sì, aspetto? no, me lo ricordavo e la collega Cancilla ha detto che è una di quelle cose che avevano presentato nella modifica del regolamento sui rifiuti. Però ripeto, abbiamo ancora. Adesso gli ho appena mandato un altro messaggio, dopodiché proverò più tardi a chiamare inserirlo per capire veramente. Inserirlo. Vabbè, Poi comunque scusami, ringraziamo. e poi incominciamo. Volevo dire al collega Giaconia che appunto noi non c'eravamo, però Paolo tu lo confermi. Qui abbiamo l'ex assessore con delega alla RAP, che noi abbiamo l'articolo 10 del regolamento della Tari che prevede la premialità. Non si capisce per quale ragione non venga applicata, ma c'è un regolamento. Se non sbaglio, è proprio l'articolo 10 del No, regolamento ma sulla Tari che prevede la penalità, però non viene sulla applicata. premialità, cara collega, le ricordo che abbiamo pure fatto un incontro in commissione, lo abbiamo sottoposto, c'erano addirittura delle aziende disponibili a
a dare le premialità alle persone con proprio personale all'interno dei centri comunali di raccolta senza nessun esborso economico per l'azienda e senza nessun impegno, e ad oggi questa cosa è caduta nel dimenticatoio. La vicenda dell'AMAT e biglietti, anche quello, perché ultimamente che sono andato al centro comunale di raccolta, quello più vicino a casa mia, che è via Grazie. Bruciotti, credo che non pesano più nemmeno i rifiuti, quindi di conseguenza credo sia una cosa tramontata, e su questo io sono d'accordo, perché significa disincentivare le persone a fare correttamente una differenziata nei luoghi dove purtroppo la differenziata non c'è. Io volevo comunque, ci fermiamo qui su questo argomento, che l'abbiamo preso in attesa che arrivasse l'assessore Catania, che ringrazio per la presenza. Non vedo però l'AMAT, chiedo alla segretaria se abbiamo possibilità di poter rintracciare il presidente dell'AMAT, se si sta collegando o meno. Quindi, assessore Catania, grazie. L'abbiamo invitata perché naturalmente l'AMAT è un'altra delle aziende partecipate al Comune di Palermo che ci lascia un pochettino di perplessità e di preoccupazione. Abbiamo letto l'ultima relazione trimestrale. Questa del terzo trimestre, quindi abbiamo verificato che il trend per la fine dell'anno è un trend che porterà l'azienda in perdita, e questa è, diciamo, la cosa diciamo, principale che abbiamo visto. Dopodiché, nella relazione che ha fatto il ragioniere generale, due cose io mi sono appuntato in particolare. Una, che è la richiesta di rifare il piano di risanamento, che occorre a quanto pare modificarlo rispetto a quello precedentemente effettuato, e quindi di conseguenza anche questo volevo sapere su cosa stiamo lavorando. E l'altra cosa che mi ha lasciato diciamo un pochettino di perplessità è questo fatto che riguarda l'atto di diffida e la messa in mora del Comune di Palermo da parte dell'AMAT per un credito di 111 milioni di euro, anche se questo credito credo che in parte sia smorzato, perché mi sembra che tra queste voci c'è anche la voce che riguarda la TOSAP, la Tari, per gli stalli delle strisce blu, che sembrerebbe che da una sentenza, se ho capito bene, diciamo, ha dato ragione all'AMAT, che non sono somme dovute al Comune di Palermo, e quindi di conseguenza però avremo un meno entrata nel bilancio comunale. Io mi fermo qua, volevamo anche capire e sapere da lei giustamente qual è l'iter di un ipotetico, sempre che ci sia, rinnovo del contratto di servizio. Io ho saputo, per esempio, Catania, l'azienda dei trasporti di Catania ha praticamente, diciamo, migliorato la sua stazione con il rinnovo del contratto di servizio che il Comune di Catania ha fatto, e quindi questo non so se è nell'iter da parte dell'amministrazione comunale, e quindi per capire se riusciamo questa azienda a metterla in sicurezza. E l'altra domanda ultima che faccio: a che punto siamo con il concorso e l'assunzione degli autisti e anche il passaggio, quindi la mobilità interaziendale di quelle credo, 6 unità che riguardano la RESET. Mi taccio qua e chiedo ai colleghi se vogliono aggiungere qualcosa a quello che ho già detto, e poi eventualmente dobbiamo avere la parola. Per me va bene, però è Attendiamo così, le io sento. risposte dell'assessore, dai. Tutte cose che mi sono preparato. Anche per me, Presidente. Devo dire che è una bella. Grazie. Il Presidente Cimino si sta collegando. Ricordava che era alle 10 l'invito. Perfetto, grazie. Grazie Paolo, grazie Presidente, grazie consigliere e consiglieri. Le domande che avete posto sono assolutamente coerenti con diciamo, la cogenza della situazione. Ecco, è arrivato il Presidente Cimini. Buongiorno, scusate Riccardo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io proverò sinteticamente ad affrontare le questioni che ha posto il Presidente Buongiorno. Caracalsi, che sono oggetto quotidiano di confronto tra l'amministrazione comunale e l'AMAT. Ormai col Presidente Cimino ci manca solo, non andiamo solo a cena, perché diciamo, ce lo impediscono le norme dettate dalla pandemia. Se Poi siete congiunti potete fare altro. siamo
siamo al limite della congiunzione, proprio perché c'è un rapporto veramente strettissimo di collaborazione quotidiana tra il comune e l'AMAT. L'ultima riunione credo l'abbiamo fatta ieri sera, abbiamo finito alle 6:30, quindi oggi già alle 9:30 abbiamo ricominciato. Al netto di queste considerazioni, provo a entrare nel merito delle questioni poste dal Presidente. Prima, piano di risanamento. Il piano di risanamento che aveva fatto l'azienda era un piano di risanamento che sicuramente avrebbe raggiunto gli obiettivi previsti, nel senso che il rapporto tra l'amministrazione e l'azienda erano tali per cui oggi quel piano di risanamento, oggi avremmo potuto dire che quel piano di risanamento certamente avrebbe raggiunto gli obiettivi che si era proposto. C'è stata una piccola condizione che ha determinato il non raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento, che si chiama pandemia, che oggettivamente ha messo in difficoltà tutto il sistema di trasporto, soprattutto il trasporto urbano in tutte le città d'Italia, diciamo, anzi, mi permetto di dire in tutte le città del mondo. Abbiamo riscontri da altre città dove il tema del trasporto pubblico urbano, a causa del Covid-19, ha subito un'ammazzata oggettivamente, non solo per la riduzione del personale, ma per la paura e la che a bordo si possa diffondere il virus. Il piano di risanamento di Amat, pertanto, col senno del poi, è un piano di risanamento che si conferma valido. Solo che l'elemento pandemia ha determinato alcuni imprevisti. Faccio alcuni esempi concreti, perché qualcuno ha detto che addirittura le aziende del trasporto pubblico ne hanno avuto vantaggio dalla pandemia. Non è così, nel senso che le aziende del trasporto pubblico ne hanno avuto vantaggio perché tutti i corrispettivi chilometrici saranno corrisposti alle aziende a causa della pandemia. Quindi, indipendentemente dai chilometri che le aziende faranno, saranno corrisposti gli obiettivi chilometrici. E questo il Comune di Palermo lo sta onorando senza alcun problema, la Regione Siciliana la sta onorando senza alcun problema. Il problema è determinato dalla diminuzione dei ricavi, in particolare i ricavi da bigliettazione, i ricavi da abbonamenti, i ricavi derivati dalla sospensione, la riduzione dei ricavi derivata dalla sospensione della zona a traffico limitato per un periodo da marzo ad agosto. La sospensione delle zone blu, sempre da marzo ad agosto, ovviamente questo, diciamo, ha rappresentato un colpo molto forte ai ricavi dell'azienda. È chiaro che questa vicenda ci ha posto davanti alla necessità di fare un riadeguamento del piano di risanamento, ed è quello su cui stanno discutendo adesso il Comune di Palermo e l'AMAT. Un passaggio decisivo in vista del nuovo piano di risanamento può essere rappresentato dall'implementazione del sistema di controllo ai varchi della ZTL, per esempio, che è una delle questioni strategiche che stanno andando a compimento, nel senso che proprio in queste ore si è praticamente completato il posizionamento del sistema di controllo ai varchi della ZTL, e questo ovviamente permetterà un controllo molto più attento ai varchi, e indubbiamente passare da 5 varchi a 20, a 29, a 27 varchi porterà sicuramente un incremento degli utili per l'azienda Amat. Ma questo è solo un piccolo tassello dentro un piano normale di riadeguamento del piano di risanamento, che in questo momento gli uffici del comune, gli uffici di Amat stanno risistemando, provando a spostare in avanti gli obiettivi del risanamento, perché è chiaro che gli obiettivi del 2020 non sono stati raggiunti. Se vi ricordate, il piano di risanamento avevano gli obiettivi triennali 19, 20 e 21. Gli obiettivi del 2019 erano stati raggiunti grazie a questa scelta importante fatta dal Comune di Palermo di corrispondere i corrispettivi chilometrici del tram per la prima volta. Erano stati corrisposti gli obiettivi chilometrici del tram, e quindi già quel primo tassello del raggiungimento del piano di risanamento era stato raggiunto. Nel 2020 registriamo questa difficoltà, e quindi ci sarà la necessità di estendere al 2022, al 2023,
il piano di risanamento dell'azienda, ed è questo su cui stanno lavorando in questo momento gli uffici. E ripeto, un punto sicuramente che potrà trovare attuazione già a partire dal 1 gennaio, da gennaio del 2021, sarà questa implementazione del sistema di controllo ai varchi ZTL, che rappresenterà sicuramente un avanzamento degli introiti dell'azienda Amat. Quindi su questo mi sento di tranquillizzare la Commissione. Purtroppo la pandemia è un fatto, diciamo, imprevedibile, ha determinato questa situazione. Seconda questione, mi collego anzi immediatamente a questa, che era una delle questioni che aveva posto il Presidente rispetto all'adeguamento del contratto di servizio. Come voi sapete, noi abbiamo fatto una previsione anche qui in epoca pre-pandemia, siamo a gennaio, ovviamente ha rimesso in discussione tutto anche questo. In epoca pre-pandemia avevamo fatto una valutazione con gli uffici rispetto alle esigenze che per il pagamento dei corrispettivi del tram il punto di caduta per l'equilibrio di bilancio dell'azienda era valutato intorno ai 6 milioni di euro. Questi 6 milioni di euro erano relativi alla complessità, cioè al fatto che 6 milioni di euro sarebbero serviti a mettere l'azienda in equilibrio, al netto ovviamente delle perdite dell'azienda, al netto dei servizi in perdita dell'azienda, quindi che sono circa in particolare sul car sharing, bike sharing, servizi di investimento fatto dall'amministrazione comunale che per certi versi hanno reso l'azienda un'azienda che ha avuto la capacità di espandere il suo mercato e la qualità dei servizi, lo spettro dei servizi che offre alla città di Palermo. È chiaro che in questo momento, anche nel momento in cui stiamo analizzando il nuovo piano di risanamento, ci sarà la necessità di rivalutare quale sarà il punto di caduta sull'equilibrio di bilancio, sapendo che l'adeguamento contrattuale non è un mero l'adeguamento contrattuale non è un mero esercizio contabile, perché non è che basta aggiungere 6 milioni di euro e risolto il problema. L'adeguamento contrattuale implica una serie di misure che riducono perdite dell'azienda e contemporaneamente aumentano gli introiti dell'azienda. Quindi era strettamente connesso al piano di risanamento dell'azienda. Noi abbiamo vincolato, come giusto che sia, l'adeguamento contrattuale alla previsione di bilancio, perché se serve una nuova dotazione, che poi sarà il Consiglio Comunale a valutare, se riesce il Consiglio Comunale a inserire una nuova dotazione finanziaria di 2 milioni, di 3 milioni, sarà poi quella il punto di caduta per rimodulare il contratto di servizio, riducendo le perdite, aumentando e avendo una nuova dotazione finanziaria che sarà stabilita dal bilancio di previsione. Anche qui purtroppo la pandemia ha fatto la sua parte e come sapete bene voi, Consiglio Comunale, il bilancio di previsione purtroppo ha subito un rallentamento dovuto alla situazione generale di crisi e difficoltà di governo degli enti locali in tutta Italia, in particolare in tutta la Sicilia. Non ci sono, ci sono pochissimi comuni, forse nessuno, che in questo momento è nelle condizioni di approvare il bilancio di previsione del 2020. E quindi anche questo è un elemento che sta rallentando la fase di valutazione e di adeguamento del contratto di servizio di Amat. Entro nel merito delle altre due questioni poste dal Presidente. L'atto di diffida il Presidente sarà certamente il Presidente Cimino, anzi, il Presidente Cimino sarà più dettagliato di me, quindi io faccio solo una piccola considerazione, poi i dettagli le lascerò al Presidente Cimino. L'atto di diffida, come dice spesso Michele, è stato un modo strumentale per aprire una discussione. Ovviamente non c'è alcuna volontà, ma lo voglio dire io perché so che su questo l'AMAT è assolutamente convinta, cioè non c'è nessuna volontà di incrinare i rapporti tra AMAT e Comune di Palermo, né alcuna volontà di far venir meno il rapporto funzionale tra il comune e l'azienda. L'atto di diffida è stato un modo per aprire, diciamo, strumentale per aprire una discussione su
su una partita vecchia, che, diciamo, che sia io che il Presidente Cimino ci siamo ritrovati. Certamente non è addebitabile né a me, né al Presidente Cimino, né a questa amministrazione l'accumulo di una vicenda di contenziosi sui tributi locali. Una vicenda particolarmente annosa che si è protratta nel tempo e che ha visto gli uffici, di fatto, gli uffici del comune, il settore tributi e gli uffici dell'Avat fronteggiarsi sul terreno giudiziario. E si è costituito un tavolo di lavoro che ha convocato direttamente il sindaco, che è già arrivato ha prodotto alcuni effetti positivi importanti, penso alla cancellazione di alcuni tributi non dovuti, su cui l'ufficio tributi del Comune di Palermo ha fatto marcia indietro, revocando in autotutela alcuni provvedimenti che erano stati emessi, proprio evidentemente non atti, somme non dovute da parte di Amat al Comune di Palermo, per meri errori o per errata valutazione sia dei costi che della natura tributaria. Quindi su questo il tavolo è in corso, ci sono degli aggiornamenti, c'è stata una recente sentenza che interviene solo parzialmente sul contenzioso Amat Comune rispetto ai tributi locali, ma ripeto, su questo il Presidente Cimino, anche per ragioni professionali, certamente sarà esprimerà in modo più dettagliato il concetto, sapendo, ripeto, che sia Comune che Amat stanno lavorando di comune accordo su questo punto. L'ultima questione, anche qui potrebbe, lascio poi il dettaglio al Presidente Cimino, il concorso per autisti sta andando avanti, l'Amat, come sapete, anche qui sicuramente la pandemia ha prodotto un rallentamento. In una prima fase era stata prevista una commissione interna, l'Amat adesso si è rideterminata per affidare a una società esterna la definizione delle procedure per il concorso di 100 autisti e contemporaneamente è già partita, c'è stato un ritardo dovuto a un'interpretazione della norma perché un'agenzia interinale aveva fatto una valutazione, un ribasso particolarmente anomalo. Quindi c'è stata la necessità di approfondire con un parere chiesto all'ASTRA, ma diciamo, dalle notizie che ho, anzi no, diciamo, sono notizie ufficiali, l'agenzia interinale ha già avuto assegnato l'incarico e già sta procedendo con un link formale sul suo sito al recupero di questi lavoratori che saranno poi lavoratori somministrati in forma parziale a tempo determinato all'azienda. Noi avevamo pensato di fare partire immediatamente questa fase transitoria proprio per offrire un servizio alla città più consono in questo momento in cui vengono ridotte del 50% la capacità, viene ridotta del 50% la capacità degli autobus di accogliere persone, quindi la necessità di mettere in servizio più autobus. Certamente è una risposta importante a questo contingentamento che avviene sui bus. Sapendo che purtroppo in questo momento si è determinato un aumento del traffico veicolare privato. Noi siamo in una fase, e per questa ragione diventa ancora più urgente, implementare il servizio di trasporto pubblico, perché gli effetti che sta producendo la pandemia sono evidenti, cioè i cittadini hanno paura a prendere l'autobus, hanno paura a prendere il mezzo pubblico, probabilmente avranno meno paura a prendere il mezzo pubblico se lo vedranno meno pieno e lo vedranno passare con più frequenza. E quindi noi abbiamo la necessità di offrire questo servizio in questo momento alla città, proprio per fare un decongestionare il traffico veicolare privato che dai dati che abbiamo a disposizione abbiamo visto addirittura un incremento rispetto agli anni passati in questo 2020, quindi è un elemento che ci induce a qualche preoccupazione in termini ambientali. Quindi le procedure stanno andando avanti, sui tempi sicuramente il Presidente Cimino avrà più elementi di me.
Credo di aver risposto alle questioni poste dal Presidente Caracausi. Assessore, Rimango a vostra disposizione. soltanto un'ultima domanda, anzi, le ultime due domande. La prima, nelle relazioni del Ragioniere Generale lamenta il fatto che le aziende, però la lama adesso non la trovo, lamenta il fatto che le aziende hanno mandato i piani industriali, ma noi come Consiglio Comunale non sono arrivati. Allora, non so se è il caso dell'AMAT, se l'hanno mandato o meno. Volevamo chiedere naturalmente dove sono finiti questi piani industriali delle singole aziende. Dico, lo chiedo a lei anche in qualità di assessore e quindi assessore, quindi componente della Giunta, che è la prima domanda che mi sta venendo naturale da chiederle. E l'altra domanda che volevo farle è, dico anche lì, noi ieri abbiamo fatto una chiacchierata in commissione con il Presidente della Reset e l'assessore Marino. Lei, come sa, abbiamo approvato nel nuovo contratto di servizio della RAP, abbiamo tolto alcuni servizi con l'intento, sinceramente, che è venuta qui a noi, almeno come commissione azienda partecipata, l'idea era quella di togliere quei servizi e poterli affidare alla Reset, ma da parte del Presidente Panniciaro continua ancora a dire che la Reset non è in condizione di fare. Allora, visto che si tratta di monitoraggio e pronto intervento, l'AMAT è un'azienda che fa, naturalmente, percorre tutti i chilometri possibili e immaginabili della città, fa già alcuni servizi come la segnaletica stradale, come sia orizzontale che verticale. Domanda, ci possono essere, ne approfitto alla tua presenza, Presidente, di pensare che eventualmente questi due servizi che andiamo a togliere dalla RAP per non darli all'esterno, a rimanere tra le aziende partecipate, che significa altri 5 milioni e mezzo di euro, possono andare eventualmente all'azienda AMAT? Mi fermo qua, non è una provocazione, ma è No, la Paolo, grazie. l'esterno a nome di tutta la Commissione. Prego. No, Paolo, no, non è una provocazione, ma è una cosa giusta quella che stai ponendo e si riallaccia alle cose che dicevo prima, nel senso della necessità dentro il piano di risanamento e anche nella ridefinizione del nuovo contratto di servizio di AMAT che dovrà tenere conto di una complessità di eventi che probabilmente non avevamo immaginato, cioè l'azienda AMAT non è un'azienda che fa solo trasporto pubblico locale, come tutte le aziende d'Italia, cioè il paradosso è questo, noi abbiamo un'azienda che di fatto è un'agenzia della mobilità, ed era questo lo spirito con cui noi avevamo fatto il nuovo contratto di servizio nel 2016, e lo spirito del contratto di servizio 2016 a mio avviso va mantenuto perché consegna all'azienda AMAT la grande prospettiva strategica. Qual è stato, lo sappiamo tutti, diciamo, l'elemento di anomalia che è subentrato in quel contratto? Il fatto di un ricorso perso dall'amministrazione comunale che ha rimodulato, ha costretto l'amministrazione comunale a rimodulare la modalità di accesso e il perimetro della zona a traffico limitato. Ma, ripeto, qualora quella previsione dell'amministrazione comunale non si fosse scontrata con una volontà del Tribunale amministrativo, probabilmente oggi parleremmo di un'azienda con un bilancio diverso, un'azienda sicuramente con degli utili, anche perché il margine è veramente un margine irrisorio rispetto alla perdita strutturale. Quindi la previsione del contratto era una previsione assolutamente corretta. La novità che è stata, diciamo, introdotta dalla sentenza, anzi dalla prima ordinanza, poi abbiamo rimodulato e quindi la sentenza non è mai arrivata, ma dalla prima ordinanza del Tribunale amministrativo che ha costretto l'amministrazione comunale a rivedere i suoi piani dopo aver adottato dopo l'approvazione del contratto di servizio. È chiaro che da quel momento c'è la necessità di una rimodulazione. Alcune cose, per esempio, come dicevo prima, con la definizione delle telecamere, del sistema di controllo ai varchi della ZTL, il completamento del sistema di controllo ai varchi ZTL, certamente porterà a un aumento degli introiti per AMAT. In questo momento non è quantificabile l'aumento degli introiti, lo vedremo dopo il primo anno. E questo ovviamente rientra dentro un ragionamento generale su cui credo sia opportuno insistere. Cioè,
L'azienda Amat deve fare solo il TPL come fa l'azienda di Catania o l'azienda di Messina, cioè si occupa solo degli autobus, oppure l'azienda Amat può essere una grande agenzia della mobilità che si occupa di tutto il sistema della mobilità della città, anche degli investimenti sulla mobilità sostenibile. E questo credo che sia il nodo strategico. Io continuo a pensare, noi continuiamo a pensare che la grande prospettiva dell'azienda sarà nel giro di 4, 5, 6 anni il grande investimento sul tram che cambierà completamente il volto della città e che porterà l'azienda ad avere una previsione da qui al 2030 di 100.000, 150.000 passeggeri nel trasporto pubblico in più rispetto ad oggi. Perché la ramificazione, l'articolazione di un sistema tranviario che collegherà tutta la città, che collegherà zone molto popolose della città, che collegherà il centro della città con grandi periferie, porterà sicuramente una nuova riorganizzazione complessiva del sistema dei trasporti nella città. Quindi siamo in una fase importante, in una fase di transizione in questo momento. Quindi la vicenda va vissuta, a mio avviso, e anche con questo spirito, col presidente Cimino ci stiamo confrontando in una fase, che sempre più si sviluppa in fieri, non è una fase conclusa o compiuta. Questa cosa non la possono dire le altre aziende del trasporto pubblico in Sicilia. Cioè, le aziende del trasporto pubblico in Sicilia non hanno la possibilità, non avranno la possibilità da qui a pochi anni ad avere grandi investimenti sulle infrastrutture tranviarie, continueranno a limitarsi ad avere il servizio di bus come lo gestiscono ad ora, e quindi la visione a corto raggio, a medio raggio di queste aziende è la stessa che hanno ora. Noi invece ci stiamo confrontando con un'azienda che da qui a 5-6 anni cambierà completamente il core business, cambierà completamente l'impianto generale del suo sistema, dell'offerta che offrirà alla città. Quindi dobbiamo essere molto attenti ed è una fase strategica. Lo sto dicendo, guardate, non sono nelle condizioni in questo momento per ragioni di opportuna riservatezza, di sbilanciarmi, ma lo sto dicendo con assoluta cognizione. Quando io sto dicendo che l'azienda tra 6 anni, 7 anni sarà nelle condizioni di gestire un sistema tranviario completo della città, lo sto dicendo non sulla base di previsioni, come dire, fittizie, lo sto dicendo sulla base di elementi concreti che sono in questo momento in mio possesso e che ovviamente per ragioni di opportunità in questo momento non, ma che saranno, diciamo, pubbliche da qui a qualche settimana, ecco, non sono segreti. Lo sto dicendo con estrema consapevolezza, con assoluta certezza. E questo elemento, che probabilmente sarà pubblico da qui a qualche giorno, da qui a qualche settimana, cambierà anche la nostra prospettiva nell'analisi e nel ragionamento che dovrà fare Amat, perché rimodulerà completamente l'offerta al trasporto pubblico che dovrà offrire Amat nel giro di pochissimi anni, non nel giro di un ventennio, nel giro di pochissimi anni. Quindi probabilmente noi avremo la necessità, per avere gli elementi dettagliati, dettaglio, fra 2 o 3 settimane, avremo la possibilità di rivederci, di discutere, di approfondire, perché fra 2 o 3 settimane probabilmente discuteremo di altro rispetto ai grandi investimenti sulla mobilità che avrà la città di Palermo, ai grandi investimenti pubblici che avrà la città di Palermo, supportati da un altro elemento fondamentale che mi piace sottolineare, il fatto che il PUMS di Palermo ha avuto un giudizio positivo da parte del Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stata una polemica sterile, io ho tentato di arginarla, come voi sapete, ma non ci sono riuscito perché la comunicazione veloce era passato che il PUMS era stato bocciato dal Ministero. Niente di più falso. Ho tentato di spiegare che era una valutazione intermedia su una parte della documentazione che avevamo inviato e che ancora non avevamo completato l'invio della documentazione, e purtroppo è passato questo messaggio fuorviante. Quando abbiamo inviato tutta la documentazione, tra cui la documentazione più importante, cioè il piano del trasporto pubblico della città, che è un documento corposo di 170 pagine, che guarda lo sviluppo del trasporto pubblico nella nostra città da qui a 10 anni, con gli investimenti plausibili, possibili e
e probabilmente tra qualche settimana pubblici. Il PUMS della città di Palermo ha fatto un passaggio qualche giorno fa nella commissione VAS della Regione Siciliana, e la valutazione ambientale, ve lo anticipo, anche questo, diciamo, teoricamente è ancora riservata, però non è un segreto. La valutazione della commissione VAS è una valutazione positiva anche sul PUMS di Palermo. Quindi il PUMS è stato adottato, ha avuto una valutazione positiva del Ministero, ha avuto una valutazione positiva per la sua valutazione ambientale, ridefinisce il piano del trasporto pubblico nella nostra città. Avremo delle risposte a breve sugli investimenti pubblici sul piano del trasporto pubblico in città. Sta andando avanti le procedure sul trasporto pubblico, sul tram già finanziato, perché come voi sapete una parte del sistema tranviario è già stato finanziato e già abbiamo avuto tutti i pareri. È chiaro che tutto questo sistema sarà consegnato nelle mani di Amat. Amat cambierà completamente la sua locazione, la sua mission. Perché dove passerà il tram non saranno più le macchine. Quindi non è che ci sarà la possibilità di avere una concorrenza nel trasporto privato al trasporto pubblico. Su Via Roma non passeranno più le macchine, passerà solo il tram. Chi vuole andare a passare Via Roma lo potrà fare solo o a piedi, in bicicletta o col trasporto pubblico. Su Via Libertà, un pezzo di Via Libertà, passerà il tram, e quindi chi vorrà attraversare Via Libertà lo farà o col tram, non ci avrà l'opportunità di utilizzare la macchina. Non so se mi spiego. Quindi questo sposterà parte del trasporto privato sul trasporto pubblico. E tutto questo è dentro il PUMS della città di Palermo, tutto questo è stato approvato dal Ministero, valutato positivamente dal Ministero, tutto questo rappresenta lo sviluppo possibile dell'azienda Amat, che molto probabilmente avrà bisogno di meno soldi da parte del Comune di Palermo. Molti meno soldi, perché ci sarà una compensazione di 100.000 passeggeri, 120.000, 150.000 passeggeri in più, che rappresenteranno un introito che in questo momento non è. Stiamo parlando al giorno, 150.000 passeggeri al giorno. Quindi fate una proiezione su 300 giorni e che cosa significa, le grandi potenzialità che ha l'azienda. Quindi oggi ci troviamo davanti a un bivio. Questo bivio lo sceglieremo da qui a 6 mesi. Ecco. Probabilmente alcune notizie di questo bivio ce le avremo da qui a qualche settimana, da qui a qualche giorno. Quindi questo è un passaggio molto importante. Quindi prendiamolo come un processo in corso, e io sono veramente molto fiducioso e molto, molto contento delle notizie che comincio a ricevere fuori dalla città di Palermo. Ecco, mi fermo. Quando ti ascoltiamo, e per me è sempre un piacere ascoltarti, perché tu sei, diciamo, libero del tuo pensiero, e quindi ci partecipi naturalmente il tuo modo di essere, e quindi le tue anche sensazioni positive in questo settore. Però vorrei, a questo punto, perché tu poi mi hai alimentato, e siccome poi daremo la parola al presidente Cimino, mi porti a un'altra domanda. Anello ferroviario. Purtroppo in questi giorni abbiamo avuto questa notizia purtroppo grave di uno spostamento praticamente là del fine dei lavori, almeno su Piazza Vice, su Piazza, Cast Piazza, Vice, Piazza, beh, Piazza Castelnuovo. E a questo punto la domanda mi è spontanea: ma c'è in previsione eventualmente anche l'affidamento ad Amat di un'ipotetica gestione dell'anello ferroviario? La butto là, Paolo, purtroppo tu sai, e voi sapete tutti, che questa vicenda è una vicenda complicata, perché, vabbè, diciamo, io devo dire la verità, anche noi abbiamo appreso la notizia dello slittamento di 2 mesi. Fino a 15 giorni fa ci dicevano che il programma era rispettato, quindi diciamo, vabbè, mi fermo qui e non dico nient'altro, perché non è il momento della polemica. Era venuto il viceministro Cancelleri, come voi sapete, a spiegare che era tutto a posto, e anche noi l'avevamo preso per buono. Però diciamo, mi fermo, non voglio dire niente. Il passaggio importante dell'anello è, tutto sommato, abbiamo solo 2 mesi di ritardo. Voglio sprizzare ottimismo. Dopo 7-8 anni di ritardo possiamo dire: guardate che la vicenda dell'anello comincia nel 2004, nel 2003. E i lavori sono partiti nel 2014. Lo so, so perfettamente anche il giorno e l'ora, perché ho partecipato io alla riunione, perché ero appena stato nominato assessore alla mobilità e mi sono ritrovato il carico dell'anello ferroviario
sul collo. Quindi nel 2014 sono partito, quindi dopo 7 anni di ritardo di anello ferroviario, più altri 3 anni dall'annuncio del finanziamento, tutto sommato 2 mesi di ritardo, diciamo, non mi preoccupa, meno male, perché effettivamente la vicenda è stata drammatica, la vicenda della Technis. Devo dire onestamente che l'azienda d'Agostino sta facendo un lavoro eccezionale, straordinario, ha recuperato buona parte del ritardo, probabilmente ha fatto un cronoprogramma super, come dire, avendo grande fiducia nei suoi mezzi e nelle sue possibilità. Non hanno previsto probabilmente la seconda fase della pandemia, diciamo, alcune cose che però onestamente io non me la sento, lo dico con grande onestà, di parlare male di queste imprese. Stanno facendo veramente un lavoro, dopo quello che abbiamo visto, per anni, questi 2 mesi di ritardo sono gravi, difficili, in un momento difficile per la città, però se li calibriamo dentro il disastro di questo appalto, stiamo parlando solo di 2 mesi e non me la sento veramente di crocifiggere questa impresa che finora ha dato risultati importanti. Sull'anello, invece, la notizia importante anche qui, che è uscita a spizzichi e bocconi, è che il Ministero ha finanziato con altri 100 milioni di euro il completamento dell'anello ferroviario. E questa è la cosa importante. Noi discutiamo dell'anello e dei disagi che il cantiere di superficie ha prodotto all'anello, e va bene, facciamo bene. Invece, ora è arrivato il momento, ed è una cosa che io ho posto a RFI con forza, di discutere della gestione di quest'anello. Cioè l'anello ferroviario è fondamentale, la chiusura dell'anello ferroviario sarà importantissimo, cioè collegherà veramente il centro della città il tema ora qual è? Il tema è che Ferrovie, che dovrà gestirlo, poi decideremo insieme, ma è una discussione che non si potrà fare adesso, perché il sistema ferroviario non gestisce Ferrovie, l'appalto è di Ferrovie, noi siamo i committenti e i beneficiari dell'opera. Ma sulla gestione dell'opera dobbiamo discutere, perché è chiaro che l'anello si intreccia col passante metropolitano, è ovvio perché hanno delle fermate in comune. Io spero e mi auguro, diciamo, volete la mia visione al 2030, io spero e mi auguro che la ferrovia gestirà l'anello e il passante con delle frequenze decenti, perché oggi è inaccettabile che a Sfera Cavallo si ferma una volta ogni ora, inaccettabile. E su questo la Regione ha una grave responsabilità. L'abbiamo posto più volte. Il contratto di servizio tra la Regione e RFI è insufficiente da questo punto di vista. Non è accettabile che un collegamento importante con una zona importante della città abbia delle fermate una volta all'ora. Quindi non serve a niente quel collegamento, detto ad onore del vero. Quindi il mio auspicio, il mio augurio, quello su cui stiamo lavorando è che Ferrovia si gestisca il passante e l'anello. Lo gestisca con frequente serie, facendo in modo che ogni 10 minuti possa passare il treno, ogni 7 minuti possa passare il treno, quindi garantendo una funzionalità da metropolitana urbana per certi versi, pur sapendo che ha anche un'altra caratteristica. Strettamente connesso, perché le fermate del tram sono strettamente connesse alle fermate dell'anello ferroviario e del passante metropolitano, quindi ci sarà una sinergia che porterà utili e passeggeri all'uno e all'altro, perché nell'interscambio tra la metropolitana e il tram ci sarà un beneficio per tutti, perché ci sarà una moltiplicazione dei passeggeri, e a quel punto costruire un accordo unico. Quando ci sarà chiaro quanti milioni di passeggeri in più avrà AMAT e quanti milioni di passeggeri in più avrà Ferrovie, a quel punto sarà chiaro costruire un accordo tra AMAT e Ferrovie per fare un biglietto unico integrato che copra tutta la rete della città, lasciando, come dire, la gestione del servizio, perché non credo che AMAT sarà nelle condizioni di gestire, non può gestire il servizio, in questo momento sicuramente non può gestire il servizio ferroviario che è in carico a Ferrovia. Quindi, diciamo, è una discussione molto complicata che non si possiamo risolvere ora, che sarà ovviamente definita quando si completerà l'anello e quando AMAT, mentre AMAT col piano della mobilità urbana già approvato dal Ministero, ripeto, è in grado di definire le frequenze del tram,
in grado di definire il delta, ma noi non ce l'abbiamo il sistema il piano trasportistico dell'anello ferroviario. Quando avremo un piano trasportistico dell'anello ferroviario che dovrà fornire ferrovie, saremo nelle condizioni probabilmente di capire quanti milioni di passeggeri possono condividere AMAT e ferrovie. Grazie, professori. Allora, colleghi, volete aggiungere qualcosa o volete intervenire o diamo la parola al presidente Cimino? Diamo intanto la parola al presidente Cimino. Infatti, va bene. Presidente Cimino, scusaci se ti abbiamo lasciato lì all'angolino ad ascoltare, ma adesso... No, ma devo dirti che ascoltare l'assessore Catania per me è stato veramente un piacere, perché la sua, e lo dico senza piaggeria, perché con l'assessore Catania abbiamo avuto anche momenti di scontro, di non condivisione. Come con le nostre mogli, ripeto, Abbiamo, ecco, bisogna dire, un a cui vogliamo bene ecco, moltissimo. abbiamo un confronto e un dibattito sempre, diciamo, leale e costruttivo. Ma l'incontro e la relazione di oggi, devo dire, sono due momenti che mi gratificano, non solo me, ma tutta l'azienda AMAT, tutti gli operatori AMAT che quotidianamente stanno portando avanti con dedizione questo servizio pubblico essenziale. E mi piace la visione che ha l'assessore Catania rispetto ad AMAT come agenzia della mobilità. Ed è vero che è merito anche del contratto di servizio che è stato fatto illo tempore, se AMAT oggi può spaziare in tante misure utili per la mobilità sostenibile, la mobilità integrata della città di Palermo. E devo ribadire come questo progetto, infatti, del contratto di servizio, che è stato sempre da noi criticato e che su alcuni aspetti, ecco, merita un approfondimento, va secondo me rivisto e non totalmente cambiato, ma va rivisto proprio in quelle parti dove si pensava, in una visione, di raggiungere un determinato obiettivo, e quell'obiettivo non certo per colpa di chi ha deliberato quel contratto di servizio o chi ha cercato di attuarlo, purtroppo ha determinato degli impegni onerosi da parte di AMAT. Ma quel contratto di servizio c'è. Se il Consiglio Comunale, con la sua amministrazione, riesce a modificare il contratto di servizio nella competenza che oggi riesce anche ad avere più di prima, perché mentre prima si è esplorato un percorso che era un percorso totalmente nuovo, oggi quel percorso non solo è stato esplorato, ma si può anche ben individuare dove quel percorso va limato e migliorato. Da lì l'esigenza di AMAT della diffida all'amministrazione comunale, proprio per dire: guarda che il contratto di servizio è un contratto di servizio che vede un'azienda proiettata ad una visione di mobilità sostenibile, però così com'è non riesce a raggiungere quegli obiettivi che sono obiettivi indispensabili per il mantenimento di un servizio con tutte, diciamo, le proprie credenziali. E ritornando proprio alla battuta che ha fatto il presidente Caracausi rispetto alla volontà di dare ad AMAT ulteriori competenze, e che lo stesso assessore Catania vede anche di buon grado, tutte queste opportunità devono poter essere supportate dall'equilibrio economico-finanziario. E deve essere un lavoro certosino, perché l'esempio portato dall'assessore Catania della ZTL o delle zone blu è sicuramente una visione che noi di AMAT condividiamo,
ma dobbiamo poter condividere rispetto all'equilibrio economico-finanziario che questi servizi attribuiscono alla nostra azienda, perché non possono essere, io ne sono convinto, che chi i consiglieri che hanno sostenuto di dare ad Amat all'epoca questi servizi, io immagino che non hanno creato le condizioni per fare ad Amat un danno, ma hanno immaginato di dare ad Amat una grande opportunità. E io ancora oggi sono convinto che ciò può rappresentare una grande opportunità. Infatti, il piano di risanamento di Amat aveva previsto alcune misure che, grazie, devo dire, lo ribadisco, alla lungimiranza dello stesso assessore Catania, sono andate avanti, come quella del trasporto ferrato, che per la prima volta è stato riconosciuto anche dalla regione siciliana, e questo percorso va potenziato e non può essere così lasciato cadere rispetto ad un buon lavoro che già è stato realizzato. Si è immaginato anche di potenziare il settore della verifica, come voi ben immaginate, ma purtroppo sia la pandemia sia alcuni ricorsi sono stati per Amat un obbligatorio ritardo che abbiamo subito e che vogliamo poter comunque riprendere e portare avanti. Per questo il piano del fabbisogno che è stato approvato dall'amministrazione sta andando avanti con gli autisti, con il personale dell'officina, per accelerare, come ha ben detto l'assessore Catania, abbiamo voluto eliminare la commissione interna, dando piena competenza a chi ha gli strumenti anche per accelerare, in un momento come quello della pandemia, l'espletamento di questo concorso in modo trasparente e che possa garantire al meglio tutti i partecipanti. Amat, io lo ribadisco, è un'azienda solida, è un'azienda storica, che se riuscisse ad avere la giusta attenzione da parte del Consiglio Comunale potrebbe dare quel servizio che i cittadini palermitani meritano, e soprattutto potrebbe diventare quella agenzia della mobilità che occupa a 360 gradi il tema del bike sharing, il tema del car sharing, il tema delle zone blu. E la mobilità, devo dirvi, è un'iniziativa che è sempre in notevole evoluzione e che può rappresentare un grande ritorno per la città di Palermo. L'assessore Catania parlava del tram, e parlava del tram e soprattutto delle nuove linee tranviarie come un dato importante, e lui lo ribadiva da tecnico, devo dire, ormai del settore dei trasporti e della mobilità. Ma io vi dico di più, e dico anche a chi non condivide questo percorso, ad esempio, della sostituzione della gomma rispetto al ferrato. Ma voi immaginate, in un periodo di crisi economica come quella che sta vivendo il nostro paese e purtroppo l'economia internazionale, voi immaginate se oggi in Sicilia, nel sud Italia, non vi fosse l'opportunità di attingere ad alcuni finanziamenti per opere infrastrutturali. Oggi in Sicilia non ci sono nuovi cantieri aperti. Gli unici cantieri di cui si parla sono cantieri di accordi di programma del 2001, stilati e definiti dai governi del 2001. Per avere nuovi finanziamenti, non tanto la città di Palermo, ma io parlo della Sicilia, parlo del sud del nostro paese, si dovrà aspettare chissà quando, anche rispetto alla tematica del rischio economico che sta determinando la pandemia. Noi oggi, come città di Palermo, abbiamo fortunatamente un percorso avviato che potrà dare ossigeno all'economia di questo territorio, e si chiama tram, perché questi lavori saranno investimenti che arriveranno nella città di Palermo, e probabilmente sono gli unici finanziamenti veri e reali che arriveranno in Sicilia. E questo ve lo ribadisco, perché
nella mia precedente esperienza da assessore regionale al bilancio, posso dirvi che i finanziamenti che si stanno andando a concludere per le importanti arterie della Palermo-Agrigento o della Caltanissetta-Canicattì o della Ragusa-Catania, sono tutti accordi di programma del 2001, che sono comunque progetti che ormai vanno ad esaurirsi. E di queste risorse di cui si parla attualmente sono sempre le stesse risorse dei fondi FAS, i cosiddetti fondi per le aree sottoutilizzate, sempre degli anni 2000, che girano e rigirano e non arrivano mai perché mancano poi le progettualità esecutive. Quindi questa grande opportunità è anche un'opportunità importante per il respiro economico che può avere la città di Palermo, oltre che, come bene diceva e condivido, su questo progetto Amat si è scommessa e si sta continuando a scommettere, perché eliminerà l'inquinamento acustico, l'inquinamento atmosferico e darà la possibilità anche di poter servire maggiormente la propria utenza. Per fare questo ci vuole però l'attenzione non solo dell'amministrazione ma anche del Consiglio Comunale ad affrontare con competenza la tematica del contratto di servizio, dell'equilibrio di bilancio rispetto ad alcuni servizi che Amat svolge, perché Amat come società storica che sta portando avanti un percorso non solo di risanamento ma anche allo stesso tempo un percorso di rilancio, queste cose le può fare. Certo, con la nuova ZTL, grazie al potenziamento delle telecamere, probabilmente quelle sono segnali forti che possono arrivare a dare segnali di un riscontro che il percorso avviato con il contratto di servizio può cominciare a funzionare. Il TAR, i ricorsi hanno bloccato un determinato percorso, ma oggi stiamo arrivando fortunatamente ad avere ragione nella strategia. La giustizia ha la sua lentezza, Amat ha necessità invece di poter svolgere questo ruolo in tempo celere e dare vita quindi a un percorso della mobilità condivisa che sia in equilibrio e che possa essere anche potenziato rispetto alle altre misure, non solo del gommato ma anche delle misure che sono interessanti. Ricordo anche il tema dei parcheggi, un tema strategico importante che abbiamo sempre cercato di voler affrontare con l'assessore. Nel nuovo aggiornamento del piano di risanamento probabilmente possiamo anche trattare e vedere questo argomento come un argomento che può dare nuove risorse alla nostra azienda. Ha finito, Presidente? Certo, sì. Grazie. Grazie Presidente. Prego, colleghi Giaconia, Mella, Cipicarra, Meli, chi vuole intervenire? Io posso intervenire, Presidente. Devo dire che oggi gli elementi non mancano. No, effettivamente da parte di entrambi una bella relazione, diciamo, è convincente, diciamo, non, è veramente convincente. Io, siccome poi alla fine il ruolo della Commissione, quindi del Consiglio Comunale, non è solo ascoltare, ma è capire che cosa può fare, no? Proprio per questo non è passato inosservato quanto ha detto, diciamo, il Presidente Cimino, rivolgendosi al Consiglio Comunale, dice: speriamo che Amat abbia la giusta attenzione da parte del Consiglio Comunale proprio per diventare quell'agenzia della mobilità che tutti noi auspichiamo. Io vorrei capire, ma lo dico sinceramente, non senza nessuna, diciamo, polemica, che cosa è che può fare il Consiglio Comunale. Forse si riferisce all'aumento del corrispettivo dei 6 milioni di euro, e quindi arriverà il prossimo bilancio con una proposta di aumento del capitolo di spesa Amat? No, ma lo dico per capirlo, perché rispetto a tutto il resto, cioè, io sarei pronto immediatamente, perché mi convince il progetto, mi convince la visione sulla gestione del trasporto in città e soprattutto sulla mobilità in città. Io sono stato uno di quelli che ha criticato, vorrei dire non criticato, espresso preoccupazione rispetto
al PUMS quando sono arrivate richieste di rilievi da parte del Ministero, ma avevo espresso preoccupazione perché temevo che la città potesse perdere questa opportunità di cui bene ha rappresentato oggi l'assessore Catania, ma perché forse non più di lui, ma sicuramente non meno di lui, credo che comunque la mobilità dolce e ridurre la pressione veicolare è il mio desiderio. Io spero che i miei figli possano vivere in una città fatta proprio così, dove il trasporto privato è sempre meno. E allora per questo espressi una mia preoccupazione. Poi fortunatamente i fatti hanno dimostrato, diciamo, il contrario rispetto a quella che era la mia preoccupazione. Il contratto di servizio è vero, il contratto di servizio dell'AMAT è un contratto di servizio, lo definisco la croce delizia dell'AMAT, no? Perché veramente dà la possibilità all'azienda margine di crescita importante, però allo stesso tempo, siccome era stato pensato in modo diverso rispetto a come sono andate poi le cose, e mi riferisco soprattutto alla ZTL e ai ricavi che dovevano, diciamo, produrre la ZTL, poi è successo quello che è successo. Sappiamo che il progetto della ZTL era fondato su due macro aree e non su una, quindi il corrispettivo era legato a quella che doveva servire inizialmente e ancora oggi, fino a quando la città, la rete del tram non sarà completa, perché tutti la critichiamo, io non la critico, molti la criticano perché in realtà sfugge il fatto che il tram è monco in questo momento, un momento in cui metterà, diciamo, in rete tutta la città sarà raggiungibile attraverso il tram, diciamo, poi sarà... diciamo, farò l'occhiello della città e si autogestirà. Però diciamo, le due, la ZTL doveva servire a sostenere il costo del tram proprio nella fase prima del completamento del progetto tram che avverrà tra qualche anno. Quindi là bisogna ragionare bene sul contratto di servizio e capire in che modo si può intervenire per cercare di evitare che servizi come il bike sharing o il car sharing, che sono importanti, non erodono quello che sono, diciamo, i ricavi da altri servizi che funzionano di più. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio in questo contratto di servizio, no? E se l'equilibrio poi, diciamo, può avvenire rinunciando, tra virgolette, o valutando la possibilità di una gestione diversa di alcuni servizi rispetto all'AMAT, secondo me vale la pena farlo. Poi capiamo in che modo, diciamo, integrarli. Poco fa diceva Paolo Caracausi, parlava la sua, dice che era una provocazione nei vostri confronti. In realtà è una provocazione che abbiamo fatto ieri, in realtà l'ho fatta io al presidente Perniciaro rispetto all'indicazione che il Consiglio Comunale ha dato in sede dell'approvazione del nuovo contratto di servizio RAP, specificatamente ai servizi di monitoraggio, pronto intervento della manutenzione strada. Io a un certo punto, siccome il Consiglio Comunale ha voluto fare due cose contemporaneamente, e togliere a RAP un servizio che non poteva più fare, non lo avrà più dal primo aprile, e comunque evitare di darla all'esterno e darla a una propria società che, diciamo, grazie a quale riuscirebbe a uscire da una situazione di precarietà. Il presidente Perniciaro non è attualmente convinto, ma è chiaro che la scelta non può essere solo in capo a Perniciaro. Io l'ho detto ieri, ma
lo ribadisco oggi, bisogna comunque fare un'analisi attenta, e questa analisi non la può fare solo la Reset, ma deve fare unitamente all'amministrazione comunale, al consiglio comunale che è stato il promotore, però l'idea di eventualmente trovare in AMAT un'alternativa non è così proprio una provocazione. Cioè, stiamo parlando, cioè io non vorrei fare il ragioniere, stiamo parlando di un servizio che comporterebbe alla Reset, eventualmente un'altra azienda, un ricavo di 5,6 milioni, cioè, con l'impiego di 62 dipendenti che non debbono avere chissà quale qualifica, no? Quindi con un costo medio del personale che secondo me non supererebbe i 900.000 euro l'anno, con un costo di materiale, che secondo me non è chissà quale sborso di denaro, quindi permetterebbe un servizio del genere di mantenere pubblico la gestione dello stesso servizio e di portare ulteriore ossigeno ad altre aziende. Se per questo diciamo che la terza commissione, proprio perché ha voluto essere sempre costruttiva e propositiva, ma tempo fa aveva fatto un ragionamento simile, presidente Caracausi, ti ricordi, ma includendo anche la manutenzione estesa degli assi viari di quelli pedonali. Si era addirittura ipotizzato di fare una società, un'altra consortile tra quelle aziende che fanno manutenzione in città come AMAT, AMAP e la stessa l'AMG, proprio per cercare di gestire direttamente la manutenzione delle strade. Ma nell'ultima audizione che abbiamo fatto con AMAT, la Polizia Municipale, dove si è parlato di rimozione dei mezzi delle automobili, abbiamo sempre nello spirito di essere propositivi, abbiamo anche buttata così l'idea di gestire anche i depositi delle auto che vengono rimosse, che paradossalmente costano di più di quanto costa una multa a chi parcheggia la macchina in divieto di sosta. Lo spirito è quello veramente di cercare di migliorare questa azienda sempre di più, perché abbiamo la consapevolezza che questa azienda ha grandi margini di manovra. Quindi io penso che bisogna fare un ragionamento più attento e complessivo, e se ci vorrà più tempo, e sicuramente sarà così, affinché questo contratto di servizio non rimanga più la croce delizia, ma rimanga solo la delizia di questa azienda, il propulsore di un'azienda che diventerà, spero, un'agenzia della mobilità, passa attraverso l'aumento di un corrispettivo che è stato quantificato in 6 milioni di euro, stando fermo a quella nota che abbiamo ricevuto a firma dell'assessore di Sergio Maneri. Quindi io personalmente sono disponibile, figurate, credo che quantomeno la maggioranza, ma io sono anche convinto dell'intero consiglio, non può essere contrario, se il progetto è quello, se la visione rappresentata dall'assessore Catania si concretizza, e comunque con dei segnali che devono arrivare presto. Lui l'ha detto, l'assessore Catania, tra qualche settimana arriveranno qualche notizia in più, però i fatti si tradurranno a partire dai primi del prossimo anno. Quindi se è così, la massima disponibilità. Chi non vuole far decollare un'azienda importante come AMAT, che oltre a gestire il trasporto pubblico locale gestirebbe altro. Grazie collega Zegonia. Prego collega Mella. Ma guardi, presidente Paolo, io devo dire sono in difficoltà, perché apprezzo l'ottimismo dell'assessore Catania, che si accompagna ad un certo realismo, un certo pragmatismo del presidente Cimino, se non altro per la sua lunga esperienza come deputato regionale e come ex assessore
al bilancio della regione, però io devo dire, mi verrebbe di fare una sola domanda ad entrambi, e cioè voi vi leggete le relazioni trimestrali che l'azienda fornisce a ciascun consigliere comunale? Perché io dalla lettura delle relazioni trimestrali o anche quella semestrale, io mi ritrovo con una azienda che è sostenuta da politiche della mobilità, dalle tinte tetre e fosche, soprattutto da un punto di vista economico ma anche finanziario, perché mi pare che si sia parlato di un'azienda che non ha la sede a Palermo, ma non so, Londra, Parigi. Io devo dire, sono una che i mezzi pubblici li utilizza. Io ho il tram sotto casa, devo dire, non nascondo che lo prendo abbastanza spesso, perché un po' mi piace camminare a piedi, un po' per le difficoltà che abbiamo a trovare posteggio. Io sono una di quelle che, avendolo sotto casa, lo prende, diciamo. E quello che mi stupisce molto è il fatto che sia quasi sempre vuoto, o che, a parte la sottoscritta, ma questo non è un merito, forse sono una delle poche che paga il biglietto. Io mi ricordo due dettagli, ovvero due aggettivi. Il primo è relativo al contratto di servizio targato Amat del 2015, che fu definito allora aleatorio, perché strutturato su un introito relativo alla ZTL che si doveva basare, l'ha detto poco fa il collega che mi ha preceduto, su due macro aree pari a 30 milioni. Noi oggi abbiamo a che fare con una ZTL, non faccio riferimento a quest'anno perché mi rendo conto che la pandemia ha oggettivamente inciso sui ricavi relativi alla stessa, diciamo in tempi grassi, pari poco meno a 2 milioni e 6 di euro, appunto a fronte di un contratto di servizio che ne prevedeva 30 milioni. E con un piano di risanamento che fa seguito probabilmente al fatto che, essendo stato basato il contratto di servizio su introiti aleatori, probabilistici, su come dire, su ottimismi fondate su stime, secondo me, teoriche, ha prodotto un piano di risanamento che io ho sempre definito un piano di ripensamento, perché non può essere strutturato solo ed esclusivamente su un'assunzione, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato. Io oggi non ho chiaro se va avanti quello a tempo indeterminato o quello a tempo determinato. Sta di fatto che per fare un bando di assunzione attendiamo da 2 anni, e probabilmente, se oggi si fosse provveduto a portare avanti il bando, la selezione, con quanto è successo, forse noi oggi avremmo avuto la possibilità di immettere su strada probabilmente il doppio, se non il triplo, dei mezzi che tutti noi invochiamo come necessari per garantire quelle norme di distanziamento, quelle norme anticontagio che finora sono l'unico antidoto alla pandemia. Il piano di risanamento invece da Maneri viene definito, tant'è che ha subito una prima rimodulazione da Maneri, come quindi il contratto di servizio come aleatorio nel 2015. Maneri, rispetto al piano di risanamento, lo definisce come basato sull'assenza di dati sistematici e di stime non supportate.
Ma infatti non supportate perché non ha prodotto quei risultati che avrebbe dovuto produrre. Io, siccome sono onesta intellettualmente, devo dire che un piano di risanamento che non si, cioè, si basa su un unico fattore, e cioè il bando di concorso degli autisti e poi dei 41 meccanici, che non affronta minimamente la questione dell'aumento dei ricavi, quindi della redditività aziendale, che non affronta la questione della riorganizzazione del personale per far fronte a un problema fortissimo, che è quella della verifica sopra i mezzi di trasporto. Io ho detto poco fa che prendo i mezzi pubblici e mi stupisco del fatto che io, e questo non è un merito, non lo dico perché è un merito, sono una di quelle che paga il biglietto perché appunto uso un mezzo pubblico, e osservo nell'essere circondata che quasi nessuno, soprattutto in riferimento al tram, paga il biglietto, e lo dimostrano, diciamo, i valori riportati nelle varie relazioni trimestrali e semestrali. Per cui non è che mi sto inventando nulla, lo dico, diciamo, basta leggere le relazioni. Poi, diciamo, ribadisco, io mi sento in imbarazzo, non voglio essere polemica, però io mi trovo con un'amministrazione che dopo 11 anni di promesse ha saputo partorire un unico biglietto integrato giornaliero, manco un abbonamento mensile o annuale, che mi risulta essere fallimentare perché è troppo costoso, probabilmente non sostenibile dalle tasche dei palermitani, che forse, ma neanche non solo dei palermitani, ma neanche di chi viene dalla cosiddetta città metropolitana, tant'è che mi risulta essere stato di tipo fallimentare. Non siete stati in grado neanche di produrre, ribadisco, un abbonamento mensile o una annuale. Vogliamo parlare anche del fatto che non siete stati capaci neppure di trasformare la multa al portoghese, ne abbiamo parlato tante volte, da sanzione pecuniaria ad amministrativa, per cui, a parte probabilmente i presenti, cioè che si beccano la multa e che la pagano, forse a Palermo non solo non si paga, diciamo, il biglietto così come si dovrebbe fare, ma laddove ti fanno la multa, l'AMAT non riesce neanche ad avere conforto, diciamo, da un ricavo in questo senso. E che dire poi, diciamo, un altro aspetto che mi ha colpito tanto, diciamo, del piano, tanto dal contratto di servizio quanto dal piano di risanamento, che se non fosse stato, ha detto bene l'assessore Catania nel 2019 per il riconoscimento dei corrispettivi relativi al tram, credo che fosse la prima volta che accadeva, perché il tram non è caricato sul mitico contratto di servizio del 2015, probabilmente il piano di risanamento, io non oso parlare di carta straccia, ma tale sarebbe stato. Nel 2020 non ha raggiunto alcun trend positivo, se non quello, lo vorrei citare, relativo all'aumento, e noi ci siamo, devo dire, abbondantemente meravigliati, lo dico, parlo anche per i colleghi, sul car sharing, bike sharing, uno dei servizi sempre in perdita, che è stato sempre in perdita. Io non vorrei dire una castroneria, ma mi ricordo che se si esclude il dato di qualche mese fa, almeno da quando io sono consigliere comunale, ha registrato perdite pari a 450.000 euro, mentre probabilmente a causa della pandemia i palermitani, laddove non ha potuto la volontà di stare a casa, magari potendolo fare, ma ha potuto, la paura di potersi contagiare, ha innescato un meccanismo virtuoso che ha indotto i palermitani a usare la macchina in condivisione o il car sharing. Poi per il resto
tutti i ricavi sono tutti in perdita, sono clemente soltanto rispetto a quello relativo alla ZTL, perché mi rendo conto, insomma, mi ricordo che è stata sospesa, quindi sospendendo il servizio è chiaro che l'azienda non ha altri, non ha, diciamo, alcun altro ricavo. E poi, per esempio, un altro aspetto che nel piano di risanamento io avevo, diciamo, notato, viene confermato dalle relazioni trimestrali, è appunto che non si è provveduto, o che non, nessuno ne parli, credo forse sempre il collega che mi ha preceduto, all'eliminazione di possibili situazioni di inefficienza relativi ai servizi che l'AMAT fornisce, e cioè quello della rimozione forzata delle auto, anche questo in perdita. Noi qualche settimana fa abbiamo affrontato la questione. Io devo dire che ho fatto una richiesta di accesso agli atti relativi alla delibera che ha prodotto le tariffe che vengono fissate, infatti, dal Consiglio Comunale nella precedente legislatura, e che mi fanno apparire l'AMAT come un'azienda che più da fare, come dire, che fare da traino rispetto ad altri settori, visto le ambizioni dell'assessore Catania e del presidente Cimino, e invece è una sorta di alveo delle perdite da caricare sull'azienda. L'avevamo visto già precedentemente con la questione, non so se ricorda, presidente Cimino, Sispi, ZTL, AMAT, l'abbiamo visto, devo dire, in maniera, lo dico sinceramente, perché io guardo alle aziende sempre come composte da dipendenti e non necessariamente, no, numeri, per quanto riguarda la rimozione forzata, che tant'è che si è posta la domanda, ci siamo posti la domanda se non sia il caso di eliminare questo servizio, proprio perché anziché spingere in avanti i ricavi dell'azienda, invece comporta, in termini di risorse umane e in termini, appunto, lo dicono le relazioni, di perdita, un grave appesantimento delle tasche, diciamo, dell'azienda. A me, io non voglio essere polemica, però io, leggendo le relazioni e soprattutto facendo un confronto tra il contratto di servizio e il piano di risanamento, che ribadisco viene creato e viene imposto dalla legge 175 della Madia, se non ricordo, proprio perché l'azienda, avendo maturato in questi anni delle perdite, è stata costretta a fare un piano di risanamento per invertire il trend, altrimenti non ci sarebbe stato il motivo per parlare di risanamento e di rilancio. Io devo dire, con questi numeri e con questi documenti che mi ritrovo, stento, magari mi sbaglierò, a me piace sempre, diciamo, poter essere smentita, stento, diciamo, a far mia quella visione così ottimistica, ambiziosa e difficile da adattare a una città come Palermo, dell'assessore Catania. Grazie. Grazie a lei, collega Amella. Chiedo ai colleghi Ficarra e Meli se vogliono anche loro aggiungere qualcosa, o altrimenti diamo la parola agli assessori Catania. Posso aggiungere solo una cosa velocissima? Prego, collega Pionia. Come è noto, il Consiglio Comunale, nonché la terza commissione, ha fatto pressing sulla RAP circa la mobilità interaziendale dei 94. La stessa cosa ovviamente vale anche per AMAT, quindi chiederei al Presidente Cimino a che punto siamo con la mobilità interaziendale dei 7 R7 che dovranno andare in AMAT. Grazie. Grazie a lei, collega Giaconia. Collega Ficarra, lei vuole fare qualche suo intervento oppure diamo la parola per le conclusioni?
Prego. Diamo la parola per le conclusioni, Presidente, per me va bene così. Chi interviene prima, Presidente Cimino o Assessore Catani? Come posso? Prego. Visto che sono stato sollecitato anche dal consigliere Giaconia, ma l'intervento del consigliere Amella è giustamente un intervento che va a collegarsi rispetto alla considerazione che ha fatto il consigliere Giaconia del contratto di servizio, un contratto di servizio che è croce e delizia. Se il Consiglio Comunale riesce ad eliminare la croce e trasformare quella croce in delizia e in opportunità, di fatto rispetto alle criticità che ha manifestato e che manifestano le nostre trimestrali, questi temi vengono superati. Di fatto, rispetto a come abbiamo iniziato il nostro percorso col piano di risanamento, abbiamo raggiunto già dei primi obiettivi. Perché voglio dire, il tram a Palermo c'è da un bel po' di tempo, però è solo stato il piano di risanamento voluto da questa amministrazione, voluto da questa governance di Amat, che finalmente la regione siciliana conosce che a Palermo c'è un tram. Prima probabilmente se lo vedevano passare, ma non sapevano neanche che esistesse. Oggi questa è una realtà che va potenziata e va anche sollecitata l'amministrazione regionale per poter maggiormente dare contezza rispetto a questo percorso. Idem per quanto riguarda le altre misure. Il bando di concorso ha seguito un'approvazione del piano del fabbisogno, vi è stato un ricorso che ha dovuto rivedere la strategia aziendale, perché noi come azienda puntavamo alla logica dei giovani. Purtroppo un'azienda privata che deve assumere autisti sicuramente punta su un limite di età. Per Amat, che su alcuni aspetti viene considerata come una società per azioni, per altri aspetti viene considerata come una diramazione del soggetto pubblico, ha dovuto tenere conto che il limite di età era un limite restrittivo e da ampliare. Tutti i passaggi che hanno dato vita quindi a dei ritardi, ma che stiamo superando questo percorso. Se rispetto a questo ragionamento abbracciamo la tesi della condivisione della visione dell'assessore Catania, secondo me quelle trimestrali non ci saranno più, perché quelle trimestrali purtroppo sono frutto di un contratto di servizio che su alcuni punti non ha dato quegli effetti che tutti ci si aspettava, per questo va modificato. Per quanto riguarda invece la risposta al consigliere Giaconia, io immediatamente ho attivato l'ufficio personale di Amat per dare atto di questa volontà per il personale della Reset, e so che l'ufficio personale col dottore Piatta su questo sta provvedendo e sta lavorando. Bene, grazie Presidente. Assessore Catania. Grazie Presidente, io ho veramente pochissimo da aggiungere. Vi chiedo scusa perché a un certo punto è stata la connessione, in questo momento forse abbiamo avuto qualche problema. Proprio in quel momento gli abbiamo detto un bel po' di parolacce, assessore. Vabbè, ma non si può, sono abituato, come sa, ormai non mi fanno più impressione. È vaccinato. Al netto della battuta, quindi mi sono perso veramente forse qualche minuto dell'intervento del consigliere Giaconia, però ho ricostruito il senso dell'intervento. E ho ascoltato anche la consigliera Mella con grande attenzione. Veramente io ho pochissimo da aggiungere rispetto alla relazione che ho fatto, rischierei di ripetere le cose che ho detto, però voglio sottolineare un aspetto. Qui non stiamo parlando solo dell'ottimismo della volontà, perché quello che io ho tentato di manifestare non è solo una rappresentazione ottimistica, infiocchettata, sulla base di supposizioni diciamo immaginifiche. Noi stiamo parlando, per essere chiari, di una potenzialità di un miliardo di euro da spendere nei prossimi 10 anni sulla mobilità a Palermo. Di questo stiamo parlando. In questo momento stiamo parlando di una possibilità. Fra qualche giorno forse parleremo di certezza. Quindi
miliardo di euro che è già stato pianificato dall'amministrazione comunale, non che arriva e non sappiamo che farne, perché se ci danno un miliardo di euro su cose su cui non sappiamo che fare, non sappiamo, come dire, non li spenderemo, non saremo manco nelle condizioni di immaginare. Ma avere la possibilità di una dotazione finanziaria di un miliardo di euro per le infrastrutture sulla mobilità a Palermo è un passaggio storico per la città, soprattutto perché sei arrivato con una pianificazione approvata dal Ministero, valutata positivamente dal Ministero, con un piano del trasporto pubblico adottato dalla Giunta e valutato positivamente dal Ministero, con una fase progettuale valutata positivamente dal Ministero e con ulteriori investimenti che stanno facendo Ferrovie, penso ai 100 milioni dell'anello ferroviario, che ci portano a dire che da qui a 10 anni possiamo, grazie agli investimenti sul trasporto pubblico di massa, cambiare il volto della città. Ora il mio non è ottimismo di facciata, non è questo il tema, altrimenti veramente rischieremmo di fare propaganda. Siccome questa non è la sede della propaganda, siamo davanti a una sede formale, un'istituzione consiliare, quindi non è un passaggio informale, è un passaggio formale. E quindi quella che sto rappresentando non è mera rappresentazione di ottimismo della volontà, è assolutamente rappresentazione plastica di un ottimismo della coscienza e della consapevolezza delle grandi possibilità, delle grandi opportunità che si stanno aprendo per la nostra città. In 10 anni saremo nelle condizioni, con un miliardo di investimento sul trasporto pubblico di massa già pianificato, già in gran parte progettato, di cambiare il volto della città. Sarà anche un investimento in termini economici per la città, non in termini urbanistici e trasportistici, in termini economici. Da una prima proiezione abbiamo valutato che lavoreranno circa da 8.000 a 9.000 persone, tra ingegneri, architetti, geometri, elettricisti, piastrellisti, muratori, elettricisti, che avranno questa possibilità di investimento sulla trasformazione della città. Non è avvenuto mai a Palermo, mai, per questo dico un passaggio storico. La nostra città ha avuto sempre grandi investimenti, non è che è stata una città storicamente povera, non è stata una città storicamente povera, è stata una città che ha avuto grandi flussi di denaro e le ha utilizzate per fare la speculazione edilizia. Mentre altre città investivano sulle infrastrutture per i trasporti, Palermo investiva sulle strade, sull'asfalto e sui caseggiati e sulla speculazione edilizia. Oggi invece è arrivato il momento in cui i grandi investimenti pubblici possono essere investiti per trasformare la città definitivamente, cosa che altre città hanno fatto 50 anni fa, 60 anni fa. Palermo lo può fare adesso e ci sono tutte le condizioni per farlo. Quindi il mio non è un ottimismo di facciata, il mio è la consapevolezza che le scelte di pianificazione che abbiamo fatto ci mettono nelle condizioni di essere pronti a spendere tutte le risorse che arriveranno da qui a qualche giorno, da qui a qualche mese, da qui a qualche anno nella città di Palermo. Bene, grazie Assessore Catania. Se i colleghi non hanno altro da aggiungere, io a questo punto nel ringraziare sia il Presidente Cimino che l'Assessore Catania, li congederei e ci aggiorniamo a presto, perché mi pare che ancora avremo tante cose da fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi, grazie, almeno ci vediamo tra 3 settimane, no? Forse anche prima. Giusto, visto che sei qui, la tua presenza di assessore, ma in realtà sei nel tuo luogo di lavoro, vorrei ricordare purtroppo questa tragedia che ha colpito ieri la città di Palermo. E la scuola. Grazie, immagino, Presidente. Stamattina tutte le classi della mia scuola, io sono a scuola in questo momento, il mio posto di lavoro, e stamattina tutta l'attività didattica si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare questa tragedia come segno di vicinanza alla famiglia, alla scuola. Terribile. Per noi che operiamo nel mondo della scuola, quando muore una bambina in una scuola è un lutto per tutta la scuola, per tutto il mondo della scuola. Per noi è veramente una tragedia, vi assicuro, lo abbiamo vissuto in modo traumatico ed è da ieri che ci interroghiamo con i colleghi, con i miei docenti, con tutto il personale sulla drammaticità di un evento di questo tipo. Quindi stamattina abbiamo pensato veramente di cominciare in questo modo, ma come segno quasi spontaneo dell'inizio della nostra attività didattica di oggi.
Grazie, grazie Assessore, ma ti ringrazio una volta del quartiere Quillas, perché la bambina è del quartiere Quillas, è stata 5 anni compagna di mio figlio, conosco i genitori, è gente veramente per bene, è un dolore veramente immane. Massimo, come sai, la mia scuola è una scuola limitrofa al quartiere Quillas, talvolta riceve anche bambini del quartiere, ed è soprattutto bambini dell'infanzia che scelgono la nostra scuola. E terribile. Quindi siamo veramente addolorati tutti. Anche qui stamattina nel quartiere c'era molta tristezza per questo evento. Va bene. Grazie. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie a Presidente Cimino. Arrivederci. Bene, colleghi, chiedo alla segreteria se ci sono innanzitutto comunicazioni e poi se abbiamo il verbale da approvare, così lo approviamo. E Presidente, posso dirvi una cosa? Sì, prego, collega Giacomo. Diceva all'inizio della seduta, forse secondo nome in registrazione, facendo una battuta alla consigliera Mella, che spesso ci incontriamo in favorita quando andiamo a correre, ed è sicuramente saltato anche ai suoi occhi diciamo il degrado che oramai c'è in Casarrocca, specificatamente nella parte, diciamo, dove prima era attrezzata per fare attività sportive. Quindi lei lo sa che c'è una parte che è attrezzata con giochi per bambini e l'altra parte è attrezzata con attrezzi sportivi, chiamiamoli così, fatte tutte con del legno, eccetera. Oramai è tutto devastato, non c'è. È rimasto poco. Io ho saputo che in realtà c'è un progetto che prevede, diciamo, il ripristino di queste attrezzature, che comunque non comporterebbe chissà quale esborso economico da parte dell'amministrazione comunale. Forse c'è la possibilità, forse anche ad attingere a dei fondi extracomunali, ma stiamo parlando 40-60 mila euro, non di più. E onestamente, Presidente, per l'importanza che ha avuto e che continua a avere e che potrebbe avere uno spazio, specialmente in questo momento di restrizioni Covid, dove tutti gli sportivi, anche quelli che non sono sportivi, per uscire di casa si vanno e si riversano lì, è frequentata da tantissime persone, perché comunque non le palestre sono chiuse, non si possono fare le attività sportive di gruppo, eccetera, eccetera. Quindi il numero, diciamo, dei frequentatori è nettamente aumentato. Quindi, soprattutto in questo periodo, avere questo spazio, se questo spazio ritornasse, diciamo, come prima, non sarebbe veramente una cosa bellissima. Io so che ci ha lavorato l'architetto Collura ai tempi, io non ho parlato ancora con lei, però ho saputo che ci ha lavorato l'architetto Collura al progetto, però è rimasto fermo al palo perché scoperto da finanziamento. Però ripeto, se veramente, ma è da verificare, diciamo, le risorse che occorrono, le risorse finanziarie che occorrono sono di tale portata, secondo me il tentativo di inserirlo in questo bilancio si potrebbe fare, qualora, diciamo, si trattasse di risorse, diciamo, del comune, del bilancio comunale. Va a verificare se in realtà si può attingere a risorse extra comunali. Quindi, Presidente, vi volevo chiedere se per voi è opportuno promuovere un'iniziativa, cioè un'audizione, convocando l'architetto Cullura, il capo aria del settore verde, la dottoressa Vicari, mi sembra che oramai non è lei ad interim, oramai è l'assessore Marino. Cioè, capire, oppure, Presidente, oppure andiamo a fare un sopralluogo noi, magari con l'architetto Romeo, con l'architetto Collura, ci rendiamo ancora meglio conto di qual è la situazione, magari con lei ci facciamo spiegare come sono andate le cose, e successivamente organizziamo
un'audizione. Io ho visto che domani non dobbiamo dire audire nessuno, quindi potremmo ipotizzare, cioè, di farlo domani stesso questo sopralluogo, se è possibile. Sì, allora collega, io sono d'accordo sull'audizione dell'architetto Collura su questo argomento, anche perché diciamo, l'idea è quella di audire anche in ordine a due cose importanti. Uno è il famoso progetto che era stato elaborato con se arrivavano i soldi, i 20.000 euro del FAS per quanto riguarda il Paolo, Paolo, te lo confermo. Come? È interrotto, non... Cosa? Non ho capito. Il progetto relativo al Papa 188 che prevede... Ah. No, è interrotto. No, è una delle ragioni per cui la Reset ha difficoltà. No, scusate, io non parlavo del Papa. Non parlavo del Papa, io stavo parlando del progetto che quello che era stato elaborato dall'assessorato Villa Giardini per partecipare alla stesura e al riconoscimento dei 20.000 euro del FAI, che prevedeva un cofinanziamento da parte del Comune di Palermo con interventi da parte del COIME o della Reset di Villa Giardini, che naturalmente, non essendo arrivati i 20.000 euro del FAI, vorremmo capire che fine fa questo progetto, che essendo un progetto elaborato dagli uffici, dove 20.000 doveva arrivare al FAI e 17.000 credo erano delle somme a carico dell'amministrazione comunale, con in realtà più che altro erano personale, diciamo, lavori interni all'amministrazione. Vorremmo capire se naturalmente ci sono i presupposti anche in previsione del prossimo bilancio di trovare questi 20.000 euro per completare il progetto e per non lasciar perdere praticamente un lavoro fatto e che naturalmente ci ha visto, tra virgolette, tra noi anche di praticamente proponenti e protagonisti. E l'altra cosa invece che aggiungerei a questo incontro praticamente è la vicenda che a quanto pare il Comune è risultato beneficiario dei parchi giochi inclusivi, e quindi di conseguenza sono credo 50.000 euro che dovrebbero prevedere questi parchi giochi inclusivi, che credo che uno di questi vada sempre verso il parco Tindari, e non so se l'altro, perché credo siano due progetti verso dove vanno la realizzazione, sono due. E detto questo, quindi io sarei dell'idea di organizzare, più che al momento un solo luogo, tra l'altro che avete fatto già voi, diciamo, lo fate giornalmente, visto che ce n'è da correre, io credo che sia opportuno fare un incontro in commissione con l'architetto Collura, l'assessore Marino e la nuova dirigente del Stato Villa Giardini per parlare di questi tre argomenti che credo che siano importanti. Fermo restando che rimane sempre in auge questa cosa del Papa 188, perché mi farebbe piacere, se questo progetto va in porto e naturalmente venga completato, che i cercini abbandonati che ci sono lungo la città, che praticamente possano essere ricolmati di nuove alberature. Per fare questo, naturalmente, è necessario che i vari cercini debbano essere ripristinati. Quindi anche quello è un lavoro che secondo me va programmato e non può essere fatto poi alla carlona. Quindi detto questo, se siamo d'accordo, io non credo che per domani riusciamo a farlo, anche perché... Io di sì, però mi metto nei panni della dottoressa Collura che fa il RUP per ora. Sì, infatti vi volevo annunciare invece a questo proposito... Ma sta facendo il RUP, mi pare... Noi siamo in una situazione di emergenza, anche perché ieri ho avuto comunicazione che la signora Scafidi ha ottenuto la 104 per la sua mamma. Di conseguenza noi oggi ci siamo ritrovati senza segreteria ufficiale, che la signora Albanese, non sapendo di questa cosa, anzi aveva fatto la cortesia di essere qui presente venerdì e quindi si era presa oggi. Poi abbiamo scoperto che la signora Scafidi era anche lei da oggi in 104, anzi la signora Collura, malgrado il carico di lavoro delicato che gli è stato assegnato, è qui con noi presente. E naturalmente stiamo attraversando un momento di difficoltà, difficoltà che speriamo, anche se abbiamo chiesto l'ausilio dello staff del Presidente del Consiglio, naturalmente oggi non siamo stati supportati, anzi è stato chiesto alla signora Collura di fare questo, di conseguenza stiamo trovando un momento un po' di difficoltà, c'è il rischio che stamattina, naturalmente, la collega, tra l'altro la signora Collura, oggi era pure in ferie e ha annullato le ferie, quindi... siamo in un momento di difficoltà, quindi per domani abbiamo già, diciamo, la disponibilità, signor Albanese, essere presente, prevedere, anche perché lei oggi non c'è, un sopralluogo, credo abbiamo anche difficoltà.
Quindi, visto che per domani mi sembra difficile che riusciamo a fare questa sopralluogo e anche l'audizione, io credo che lo possiamo rimandare eventualmente alla settimana prossima, naturalmente sperando di poter adesso riorganizzarci, perché questa cosa della 104 della signora Scafidi è arrivata di capocollo e naturalmente non ce l'aspettavamo. Quindi sì, io a questo punto mi fermerei qui. Signora No, o Collura, leggiamo il verbale o vi dico che devo scappare. sì, signora Collura, siamo pronti per il verbale? Va bene, Presidente, va bene. No, purtroppo no, perché come appunto accennavi, ho avuto Domani, domani. se possibile, lo facciamo domani perché lo devo, diciamo. Arrivederci, buona Va bene. giornata. Sono le 11:03, chiudiamo la seduta, grazie a tutti e stacchiamo la registrazione, grazie. Una buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti. Ciao.